Buonasera, ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 21. Andiamo con le ultime notizie a seguito dell'incontro della cabina di regia relativamente all'andamento da contagio da coronavirus su tutto il territorio italiano e valutati tutti gli indici in campo, è stato disposto dal ministro della Salute Roberto Speranza che dalla prossima domenica Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto verranno collocate all'interno della cosiddetta fascia arancione, le altre invece saranno in fascia gialla. Nessuna regione per il momento è in quella rossa, anche se la Campania potrebbe optare per soluzioni diverse. Sono attese infatti novità nei prossimi giorni. La Protezione Civile ha comunicato i dati Covid-19 per la giornata di venerdì 8 gennaio. Sono 17.533 i nuovi positivi su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono 17.575 nuovi guariti e purtroppo 620 decessi. I tamponi processati sono stati 140.267 per un tasso di positività in discesa nelle ultime 24 ore del meno 2,4%, che si attesta con incidenza al 12,5%. Non si registrano variazioni per quanto riguarda le terapie intensive, ma aumentano di 22 unità le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. L'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il consueto bollettino relativo all'andamento della curva pandemica sul nostro territorio. Si certificano 984 nuovi contagiati, di cui 75 sintomatici, su 8.889 tamponi processati, percentuale di incidenza dell'11%. Si segnalano inoltre 2.151 guariti e 46 deceduti, 6 nelle ultime 48 ore e 40 in precedenza, ma registrati soltanto oggi. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 100, su 3.160 invece posti di degenza ordinaria sono 1.395 quelli occupati. Un boato verso le 7 di questa mattina si è udito distintamente nelle adiacenze dell'ospedale del mare di Ponticelli, da poco inaugurato come Covid Center, che è stato evacuato per precauzione anche per permettere ai vigili del fuoco di effettuare le opportune verifiche. L'ipotesi più accreditata al momento è un cedimento strutturale, anche se dalle prime indagini si sospettava una deflagrazione per un guasto alle condutture dell'ossigeno. Sul posto ci sono anche i carabinieri, al momento non risultano feriti. Le immagini sono decisamente impressionanti perché la voragine è grande, oltre 2000 metri quadrati, e profonda circa 20 metri. Ora vi facciamo vedere le immagini dalla cabina di regia dei vigili del fuoco. La notizia era già nell'aria, da qualche giorno poi è arrivata la conferma grazie alle indagini del caso. Alcune dosi del vaccino anti-Covid-19 avanzate a fine giornata sono state somministrate ai parenti degli operatori che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara in provincia di Modena, dopo che gli stessi avevano tentato di contattare i professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. A ricostruire l'episodio, che l'ASL modenese definisce un errore gravissimo, si annuncia che verrà aperta un'istruttoria in merito al caso. Al momento soltanto accertamenti preliminari da parte dei NAS di Parma, finalizzati a ricostruire con precisione i fatti accaduti. Sembra infatti che le dosi avanzate fossero destinate ad essere buttate se non fossero state somministrate entro fine giornata. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, è per questo che gli operatori hanno deciso di destinarle ai congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con altri sanitari. Una donna di 37 anni, Anna Fogliamanzillo, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in una galleria di Agerola. Secondo le prime ricostruzioni, la ciclista sarebbe stata investita da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso e, dopo l'impatto, ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che non faceva mistero della sua grande passione per lo sport sulle due ruote, lascia due figli. C'è sconcerto e forte scoramento a Bosco Reale, in provincia di Napoli, per la morte della donna. Diversi messaggi di cordoglio
dai compagni della squadra con la quale la donna era tesserata. Un amico ha postato su Facebook una foto che lo ritrae insieme con la 37enne ed altri atleti. Voglio ricordarti così, scrive, simpatica, gentile, ma soprattutto in sella alla tua amata bici. Ed è grazie alla bici che ho avuto il piacere di conoscerti e di averti come amica di team. Si aspetta adesso l'autopsia che chiarirà le cause del decesso e sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine che nella notte hanno ascoltato diverse persone. Un diverbio futile per una mascherina abbassata ha fatto scaldare decisamente gli animi davanti alla sede della Regione Campania a Napoli, dove si sono incontrati ieri piccoli gruppi di genitori, alcuni favorevoli alla didattica a distanza, altri contrari. Tutto iniziato dopo uno scambio di vedute rispetto al tema del rientro a scuola in presenza. Sono stato aggredito perché ho espresso un parere a una persona senza mascherina e non ho alzato un dito. Tra i no dad ci sono anche i no mask, i negazionisti, sono agguerriti e pronti a tutto. A parlare Ferdinando Piciccio, amministratore del gruppo Tuteliamo i nostri figli in Campania, favorevole alla DAD, quindi alla didattica a distanza, che conta 26.200 persone iscritte, che oggi davanti alla sede della Regione Campania ha ricevuto un ombrello in testa in occasione del presidio dei NoDAD. La DAD afferma un'opportunità che ci consente di vedere i nostri figli studiare e avere un'istruzione. Mi domando perché in questo momento dovremmo chiudere in un'aula i nostri ragazzi esponendoli al rischio di contagio, quando invece altri luoghi come cinema e teatri sono chiusi. Crediamo, aggiunge, che sia indispensabile tutelare prima di tutto la salute, anche perché abbiamo visto morire i nostri cari e soffrire i nostri amici. Ora è il momento di essere prudenti e attenti e la DAD è il giusto compromesso. In piazza c'erano anche alcuni studenti delle scuole superiori che chiedevano un rientro in classe, ma con le dovute misure di sicurezza. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo all'andamento della curva pandemica da Covid-19. Si registrano 154 nuovi positivi al virus, a cui si aggiungono 147 guariti e 8 decessi. Il numero di tamponi processati è stato di 1.868 per un tasso di positività dell'8,2%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi in terra di lavoro è Maddaloni con 246, seguita da Aversa con 227 Caserta. Questa notte verso le 4 una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta in corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno, allertati dai residenti per il crollo di una palazzina. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno potuto accertare che vi era il crollo parziale di un vecchio edificio che aveva invaso anche la sede stradale adiacente. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto, visto che il palazzo era disabitato e che fortunatamente nessuno transitava in quel momento. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell'area dai resti delle opere murarie in precario stato di stabilità. Il rapporto tra Mister Gattuso e Aurelio De Laurentiis resta ottimo nonostante gli ultimi risultati non lusinghieri del Napoli. 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. Lo spogliatoio ha dovuto affrontare i toni duri di ringhio ieri mattina nel quartier generale di Castel Volturno. Il coach calabrese infatti non le ha mandate a dire ai suoi ragazzi e ha parlato a tutti. Prima di tutto voglio porvi due domande: perché tutto quel nervosismo e quell'ansia dopo il gol di Petagna? Perché questo scoramento improvviso dopo la rete dell'1-1? Nessuno ha risposto. Gattuso è stato molto diretto con il Napoli, con i ragazzi. Non ci si può spegnere neppure per 5 minuti in una partita di Serie A, cosa che il Napoli ha fatto con lo Spezia. Poi l'ulteriore richiamo allo spogliatoio: ora non facciamo prenderci dallo sconforto, buttiamo via quelle facce tristi, mettiamoci al lavoro e pensiamo con energia alla prossima gara contro l'Udinese. Insistiamo con le cose che abbiamo sempre fatto. Intanto gli azzurri preparano appunto la partita di domenica alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. Koulibaly ha lavorato oggi parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per la trasferta, mentre Demme e Mertens hanno svolto ancora palestra e terapia a causa dei rispettivi problemi muscolari. Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani contro l'Atalanta al Vigorito alle ore 15. Sarà una sfida fantastica in cui proveremo sino alla fine a vendere cara la nostra pelle. Un ricordo fantastico di Bergamo: vinsi la classifica capocannonieri. Nessuno ci è mai riuscito, infatti, con la maglia della Dea. Ho un grande ricordo anche del pubblico che mi ha dato tantissimo. Benevento come Atalanta? Non credo, magari dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Noi dobbiamo fare un percorso ben preciso di crescita, loro sono competitivi invece da tantissimi anni. Vigorito ha qualcosa in comune con Percarsi, però ci vorrà
del tempo, mercato se ne occupa la società, li sento tutti i giorni, sappiamo perfettamente dove intervenire, formazione, vediamo domani mattina. Teio e Tuia sono out, il primo ha un problema al ginocchio, il secondo ha un problema muscolare, non è giusto giocare ogni 3 giorni, ma per fortuna abbiamo 11 da schierare e non ci lamentiamo, ci aspetta una gara intensa e difficile. Guai però a pensare che siamo salvi, in Serie A non si è mai al sicuro, è un campionato duro dove tutti danno l'anima fino in fondo. La Casertana ha comunicato con una nota ufficiale di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Gioele Origlia. Il club dei Falchetti ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e la serietà messa al servizio dei colori rossoblù nel corso della sua esperienza all'ombra della Reggia. Intanto, ieri pomeriggio, conferenza di presentazione per i neoacquisti Turchetta e Del Grosso. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente D'Agostino sulle future strategie di mercato. Buonasera. Gianluca già lo conosciamo, quindi come si è creato le condizioni per portarlo di nuovo a Caserta, noi ci abbiamo pensato 2 volte, anche se ci sono state quasi sempre addosso, quindi è stata sempre una pallina. Oltre il calciatore, un ragazzo che ci ha lasciato veramente dei bellissimi ricordi, insomma, con chiunque ne parlo è uno che porta, oltre ad essere come calciatore lo conosciamo, tanta allegria, tanta simpatia. Un ragazzo da spogliatoio, poi noi cercavamo qualcosa di già pronto, quindi l'occasione ci è capitata e l'abbiamo chiusa in un giorno. Questo per quanto riguarda Gino. Poi per quanto riguarda questo signorino qua, io penso che lo conoscete tutti quanti, quindi non sto qua io a dirvi chi è, cosa fa. C'era qualche perplessità di qualcuno che non poteva stare bene, ma negli ultimi 6 mesi ha fatto 20 partite da protagonista, no comparsa. Quindi credo che abbiamo portato 2 calciatori che, oltre ad avere una certa esperienza, ci alzano un bel po' il tasso tecnico. Ringrazio il presidente e questa società, questa famiglia, perché sicuramente se sono qui il merito è soprattutto loro e l'accoglienza è stata sicuramente straordinaria perché sapevo cosa avevo lasciato e ritrovarlo con questo entusiasmo in un momento difficile comunque per il calcio e non è semplice affrontare certe dinamiche, certi momenti, queste emozioni si ritrovano soprattutto in queste piazze importanti, quindi ora dai, è arrivato il momento di iniziare e siamo pronti per riscrivere qualcosa insieme. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento domani sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.